Professor Claudio Cesa, nell'ambito delle attività della rete fichtiana della ricerca italiana su Fichte, che abbiamo fondato insieme con lui, con la professoressa De Pascale, sua allieva, con il professor Fornesu, anch'egli suo allievo, all'inizio degli anni 2000. Il professor Cesa ha sempre seguito con grande attenzione, impegno personale, l'attività della rete fichtiana e mi piace appunto ricordarlo così come una persona di grandissima cultura, esperienza, conoscenze scientifiche, storiche, politiche e che sapeva mettersi in gioco, parlare con i più giovani, ascoltarli, costruire insieme percorsi di ricerca e di riflessione. Claudio Cesa è stato il maggiore, non solo a livello italiano, studioso di quella grande, di quel grande momento della cultura europea che è stata la filosofia tedesca classica. Di questa filosofia egli conosceva in maniera interna, competente e approfondita, testi e contesti, concetti fondamentali e svolgimenti concettuali principali, costellazioni teoretiche. Ripeto, egli era un capofila non soltanto in Italia. Ricordo che il professor Cesa, almeno questa è l'impressione che ho sempre avuto di lui, fosse un intellettuale europeo. La sua casa non era soltanto l'Italia, della quale conosceva la storia, i costumi, le lingue, le culture, ma anche l'Europa. Si trovava a casa sua, direi così, dentro la grande cultura europea. Cesa aveva le caratteristiche che fanno il grande storico della filosofia, perché incarnava quella che, seguendo la lezione di Vico, era ed è l'unità organica di filologia, cioè di attenzione ai testi, di ricostruzione storico-critica dei testi e dei concetti, quindi filologia e filosofia, e l'unità vichiana di filologia e filosofia era rappresentata dal professor Cesa nella maniera più alta. In questo, diciamo così, sviluppando un'anima viva della nostra tradizione. Cesa era uno storico della filosofia, ma non era un puro storico, secondo rappresentante di un neutralismo metodologico che egli non condivideva. Cesa si accostava alla storia della filosofia mosso da un preciso interesse teoretico, e cioè a lui stavano a cuore la discussione della sostanza o le discussioni della sostanza dei problemi via via esaminati. Quindi si trattava di mettere in connessione viva i testi e i loro contesti, i concetti e le costellazioni dentro i quali i concetti si modificavano, si formavano, si trasformavano. Al tempo stesso, però, testi e contesti erano interrogati da Cesa, così almeno io l'ho vissuto, da un interesse sistematico, filosofico, fondamentale. Si trattava non soltanto di dire che cosa gli autori via via dicevano, ma anche di mettere in questione la cosa stessa che dicevano, quindi di riflettere sui contenuti e i problemi filosofici fondamentali. Direi che questa unità di filologia e filosofia, questa unità wikiana di filosofia e di filologia, allontanassero Cesa sia da quello che chiamerei appunto un neutralismo metodologico, perché lo storico della filosofia è davanti al suo testo non come un osservatore imparziale, possiamo dire così, ma come un osservatore che prende parte al discorso che viene sviluppato, quindi non
neutralismo meteorologico, ma nemmeno uno schematismo rigido. Cesa ci ha insegnato, per ogni autore, per ogni concetto, possiamo dire così, a prendere in considerazione, ad analizzare, a investigare, a prendere in carico lo svolgimento, le trasformazioni, le modificazioni. Quindi, e in qualche modo ci insegnava a applicare un approccio flessibile piuttosto che rigido ai testi. E per quanto riguarda la ricerca su Fichte, direi che il contributo di Cesa è difficile riuscire a visualizzarlo in poche parole, diciamo così. Cesa ha investigato, dando contributi teorici nuovi, innovativi, tre temi fondamentali, o meno questi mi paiono quelli a me più incisivi, e cioè il tema dell'interpersonalità in Fichte, il tema della pratica o della filosofia pratica in Fichte e il tema del trascendentale, quindi interpersonalità, praticità della ragione, trascendentalità. Questi sono un po' tre, come posso dire, tre focus che caratterizzano l'interesse di Cesa per Fichte. Per esempio, egli ha messo in luce come per Fichte il momento pratico abbia un'estensione molto più ampia del momento morale, perché mette in luce, perché diciamo così, enuclea in se stesso il momento pratico anche elementi antropologici, non soltanto etici. Questo è un aspetto per cui Cesa ha fatto scuola nella ricerca su Fichte in Europa. Però c'è un altro punto che vorrei sottolineare, cioè Cesa, per quanto riguarda Fichte, ha messo in luce come Fichte non sia in realtà un distruttore della metafisica, come qualche volta si dice, ma sia avesse come suo intento, come suo progetto fondamentale, quello di fondare su una base nuova, trascendentale, epistemologica, diciamo così, una filosofia dell'estero, quella che possiamo chiamare una metafisica. In questo senso, devo dire, Cesa andava controcorrente, insomma, e questo suo andare controcorrente aveva la fecondità, devo dire, dell'inattuale. Vorrei ancora sottolineare, appunto, siccome ho parlato della rete fichtiana della ricerca su Fichte, scusate, della rete italiana della ricerca su Fichte, volevo appunto mettere in luce ancora questo aspetto. Cesa si è curato, si è preso cura, diciamo così, di giovani che ha portato, che ha maturato, che ha fatto maturare, che ha educato, che ha accompagnato la ricerca e che oggi sono tra i protagonisti della ricerca sulla filosofia classica tedesca. Quindi questo lavoro formativo, educativo, che affiancava in lui il lavoro scientifico, mi pare un aspetto molto interessante. E poi volevo ancora dire due cose. Una è questa: Cesa era molto amico del professor Reinhard Laut di Monaco, che era il grande studioso di Fichte e anche editore della edizione storico-critica di Fichte presso l'Accademia Bavarese delle Scienze. Laut volle che Cesa, alla morte di Luigi Parison, prendesse il posto di Parison nella commissione Fichte per la pubblicazione delle opere dell'Ascito e dell'epistolario fichtiano. C'era un'amicizia tra i due, pur molto diversi, c'era una stima, una considerazione reciproca. Laut considerava altamente la ricerca italiana su Fichte e voleva assolutamente che nella Fichte Commission, come si dice, cioè nella commissione Fichte, vi fosse un rappresentante italiano, e appunto dopo Parison, dopo il grande Luigi Parison, fu Claudio Cesa che partecipò alla commissione fino alla conclusione dell'edizione critica. Questa è una cosa che volevo mettere in luce. E l'ultima cosa, ricordo sempre per quanto riguarda la ricerca fichtiana, che Cesa, il professor Cesa, è stato vicepresidente per 3 anni della internazionale Johann
Gottlieb Fichte Gesellschaft, cioè della società internazionale Fichte, dando un contributo, così me lo descrivono coloro che hanno avuto esperienza con lui, un contributo di grande equilibrio e competenza. Era, diciamo così, mi ricordo l'amico Günther Zöller che mi diceva: Cesa era per noi come un polo della quiete nelle controversie e nelle discussioni anche animate che potevano accadere tra di noi. Ecco, in questo senso mi piace ricordare anche questo lato umano di Cesa accanto a quello dello studioso.